Allora, come già d'abitudine nell'incontro con la poesia al femminile, il mio è il momento dell'intervista. E stasera il viaggio attraverso l'opera prima poetica di Rosanna Gambarara è, come già ci ha anticipato Gastone Mosci, pieno di sorprese, ricco di argomenti e suggestioni. Un viaggio tutto compreso, verrebbe da dire, trattandosi di un tour organizzato intorno alla vita. Un percorso di circa 90 pagine in tre tappe, denominate divagazioni, sulla quale prima parte ha divagato e approfondito prima Gastone Mosci, poi in filigrana e infine Hysteron Proteron, da cui proviene il titolo. Anche chi non sa di greco capisce che questi due suoni, Hysteron Proteron, rimandano alla lingua greca, però niente paura, perché anch'io di greco ne so poco o niente, ma mi è venuta in soccorso una nota dell'autrice, dalla quale si apprende che i testi qui raccolti seguono un ordine cronologico inverso rispetto alle date di composizione. Le poesie in lingua, elaborate negli ultimi anni, precedono i 21 sonetti in dialetto urbinate scritti per primi. Questi, a loro volta, sono preceduti dalla versione italiana, che normalmente si pone dopo. Quindi un procedimento originale che sembra quasi contraddire il concetto di tempo progressivo, perché così siamo abituati a concepirlo, no? Dall'origine si procede e si va avanti. Quindi la prima cosa che mi ha incuriosito è stata proprio questa, e a riguardo vorrei sapere da Rosanna se è possibile sapere come è maturata in te questa scelta e se essa ha qualche relazione con le parole di Sant'Agostino che incontriamo proprio aprendo il libro. Parole famosissime, l'interrogativo sul tempo. Il tempo, se me lo chiedi, so cos'è. Anzi, non me lo chiedi. Se non me lo chiedi, so cos'è. Ma se me lo chiedi, non lo so più. Ma se me lo chiedi, non lo so più. Ero così confusa nei miei tempi che non l'ho neanche letto esattamente. Grazie. Certo, la scelta del tempo. Ma se me lo chiedi non lo so più. Più che mai è attuale questa affermazione, perché oggi che il tempo non esista lo dicono, ma anche i profani. Cioè esiste solo per noi, con la nostra miopia vediamo il tempo come presente, passato e futuro. Per le grandi dimensioni il tempo non c'è. Comunque questo rientra in una riflessione sul tempo che faccio da sempre e che, guardando indietro anche le poesie antiche, ritrovo ogni tanto, le ritrovo, dopo un anno ci ritorno, dopo magari un mese ci ritorno, quindi è uno spunto costante. E quindi ho tante poesie che toccano questo tema. Non so, potrei leggerne una qui? Sì. Una su questo. Va bene. Perché in realtà qui non sono molte quelle che riprendono questo spunto. Ce n'è una che può esprimere anche un'esperienza che quando si arriva oltre gli anni,
chiunque può fare, questa è la proskinesis, si chiama proskinesis. In peristeron proteron, ora facciamo anche un'altra citazione di greco. E dicevo che dopo gli atta, chiunque mettendosi davanti allo specchio no, si nota e fa il confronto col passato. Allora io in un sonetto in dialetto esprimo, che è intitolato Sintesi, il desiderio di sintetizzare un attimo la giovinezza con la saggezza dell'età. Ecco questo, quindi cioè, nasce cioè, da un'esperienza reale, però poi racconta in questo caso qualcosa di molto breve. Allora, il senso direi che si capisce bene prima se leggo la traduzione rapidamente, leggo la traduzione e poi lo leggo in dialetto. Allora, sintesi, mentre fuori si riaccende un giorno normale come un altro, ti prego, Signore, solo per un minuto, ridammi, rifammi le palpebre di velluto come ieri, mentre la trama, sempre uguale, di là dal vetro si ricompone e tutto ricomincia la sua corsa tale quale. Rifammi le guance dolci come un frutto maturo, ridammi la fresca acerba voce di ieri, l'incavo del fianco, lo slancio feroce del passo, lo sciame delle attese dietro la fronte e l'onda dei capelli intrisi di vento, quando ancora la dura incandescente saggezza d'oggi era di là dall'orizzonte. In dialetto suona così. Mentre fora, sono tutti sonetti quelli in dialetto, mentre fora s'accende un giorno normale con un'altra, preg signor, sol per un minuto, ed entra la cornice del specchio oval, arda, marfam le palpebre del blut, comier, mentre la trama sempre uguale, della davvero s'accompone, e tutta comincia la sua corsa tale quale, pnatti, marfam le guance, dolci come un frutto maturo. Ardamo la fresca acerba voce per ieri, l'incanto del fianco, il slancio feroce del pass e il sciam di attesi dietro la fronte. E l'onda di capelli intrisi venti, quando ancora la dura incandescente saggezza d'oggi era di là d'orizzonte.